Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video oggi scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del Bull Terrier, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Bull Terrier inglese, detto anche solo Bull Terrier, è sicuramente una delle razze più discusse del mondo canino. Purtroppo ha una pessima reputazione, ma al contrario di quanto si possa pensare, non è un cane pericoloso. Di taglia media, il suo carattere è dolce, giocoso, molto fedele alla sua famiglia, ma a volte un po' troppo eccessivo nei suoi atteggiamenti. È un vero concentrato di energia. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Bull Terrier inglese cosa sapere, che ti invitiamo a recuperare. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane, o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un nuovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Sono dei cani solitamente socievoli e affettuosi. Nonostante la sua reputazione, questa razza è molto legata al suo nucleo familiare ed è sempre alla ricerca di contatto ed attenzioni, anche con eventuali estranei. È sempre alla ricerca di carezze. Con gli altri cani invece, soprattutto dello stesso sesso, sarà importantissimo prestare molta attenzione. Numero 2. Hanno un'ottima attitudine alla guardia. Il Bull Terrier è sicuramente una razza nota soprattutto come cane da guardia. È molto intelligente e riesce a percepire subito la differenza tra una persona invitata in casa o un intruso. Numero 3. Adora alla follia i bambini. La sua energia si sposa a pennello con i cuccioli di umani. Ci giocherebbe per ore ed ore. Attenzione, perché i bambini più piccoli potrebbero non rendersi conto della loro forza e quindi, come sempre, la supervisione di un adulto durante le interazioni sarà fondamentale. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita di questa razza. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Sono dei cani molto testardi. La loro pessima reputazione è data dal fatto che i Bull Terrier sono cani forti e testardi, ma soprattutto molto intelligenti. Percepiranno e capiranno subito il carattere debole e l'incostanza di un proprietario. E naturalmente cercheranno di sfruttare queste carenze a loro vantaggio. Smetteranno di obbedire, addirittura potrebbero controllare il proprietario ed assumere una posizione dominante. Numero 2. Non è una razza per chi è alle prime armi. Ricollegandoci al punto 1, proprio a causa di questo suo carattere elettrico, forte e dominante, non va per niente bene per una persona alle prime armi. Non è una razza per niente semplice da educare, per cui è assolutamente sconsigliato sceglierla addirittura come primo cane. Un padrone inesperto potrebbe rischiare di essere travolto dalla sua energia e dalla responsabilità che richiede una razza come questa. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul Bull Terrier inglese. Pensi di riuscire a occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarti sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!